Era il 4 maggio dell'anno di grazia 2014, questa scena di gioia e pianto irrefrenabili ci è rimasta impressa nella mente perché noi, per fortuna, quel giorno c'eravamo. Oggi, a distanza di 7 anni e spiccioli, Bruno Russo e Guido Pagliuca si ritrovano di nuovo assieme alla Lucchese, magari per costruire un'altra Correggio. Tutti i dirigenti hanno conosciuto Pagliuca, si sono resi conto che è un allenatore in grado di poter portare avanti un progetto importante, perché è un allenatore giovane, un allenatore che ha idee, un allenatore che nel suo carattere focoso, nella sua grinta, nell'impostare la squadra, può essere un allenatore da costruire un progetto duraturo per la Lucchese. Ribadito che sulla vicenda staff l'iter procede, il barometro tende decisamente all'ottimismo, la Lucchese si prepara con scienza e coscienza al campionato di Serie D, senza negare però una piccola e malcerata speranza di ripescaggio in C. In prima battuta dobbiamo iscriverci alla Serie D e poi, in base a quello che verrà fuori per quanto riguarda le iscrizioni delle altre squadre, sicuramente faremo, se si aprirà lo spazio, faremo richiesta a questo punto di ripescaggio, perché di questo si tratta. Quindi diciamo che la Lucchese è pronta a portare avanti quello che aveva detto. Se si creano le condizioni, sicuramente faremo richiesta di ripescaggio. Annotazione finale sul particolare momento storico: l'ex rossonero Marcos Specie, che approda con tanto di contratto biennale al Pontedera di Paolo Giovannini, quando da uno così forse si poteva anche ripartire. Poteva essere un uomo per cui ripartire, però chiaramente quando è in ballo la categoria, lui giustamente ha scelto Pontedera perché chiaramente ha la certezza di fare la Serie C, quindi qui ancora questa certezza non ce l'aveva, quindi in bocca al lupo a lui, ma noi andiamo avanti per la nostra strada.